Verissimo. Simona Tagli sul voto di castità. L'ho fatto per mia figlia, non ho un compagno da anni. La ex showgirl e concorrente del Grande Fratello ospite di Silvia Toffanina racconta la difficile vicenda personale che l'ha portata a una scelta estrema. Nella puntata di domenica 31 marzo Silvia Toffanina coglie negli studi di Verissimo i finalisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, a poche ore dalla chiusura del programma terminato con la vittoria di Perla Vatiero. Tra gli ospiti del lungo pomeriggio di Pasqua interamente dedicato ai protagonisti del GF c'è anche Simona Tagli che è stata un po' una sorpresa delle ultime battute del reality. La ex showgirl infatti, per essendo entrata solo nelle ultime settimane ha immediatamente raccolto la simpatia del pubblico tanto da arrivare addirittura quarta classificata. Lei racconta così questa esperienza, è stato un viaggio bellissimo, anche perché io non ho portato dentro la casa Simona Tagli del Cruciverba, ho portato Simona, che era ancora tutta da scoprire, quindi ringrazio il pubblico che mi ha votato. Il Grande Fratello ha segnato il ritorno in TV dopo molti anni di Simona Tagli, che è rimasta a lungo lontano dal mondo dello spettacolo e della TV. Dietro questa decisione una complicata situazione familiare che l'ha portata a dover combattere per la possibilità di crescere la figlia che ora ha 18 anni. Ho vissuto una vicenda personale pesantissima. Ho rischiato di perdere l'affidamento di mia figlia per un impianto accusatorio un po' spregiudicato e anche per un pregiudizio su di me in quanto donna di spettacolo, racconta infatti Simona Tagli nell'intervista a Silvia Toffanin. Sulla base di questo è stata messa in dubbio la mia capacità genitoriale e io ho subito messo dei paletti ben precisi alla mia vita, ho smesso di lavorare e ho fatto un voto di castità. Io non ho più avuto altri compagni dopo la fine del rapporto con il padre di mia figlia. Niente uomini da anni quindi per un personaggio che, paradossalmente, negli anni 90 in TV si affermò anche grazie al suo sex appeal. In tutto questo tempo, l'amore della ex showgirl si è quindi concentrato solo sulla figlia, che ormai è grande e ha seguito l'avventura della madre all'interno del reality di Canale 5. Mia figlia oggi sta bene, è contentissima e questi due mesi sono stati dei mesi pazzeschi anche per lei, ma io penso che le abbiano fatto bene perché l'ho trovata cresciuta. Ha affermato il proprio io e si è presa questi due mesi per fare delle cose senza chiedermele e devo dire che sono stata molto contenta perché ha fatto anche un esame di design di yacht e ha preso 58, quindi è stata bravissima. Io la volevo iscritta a giurisprudenza, avvocata, invece farà l'interior designer di barche.